Un centro operativo misto intercomunale di protezione civile a Borgo Taro in stato di allerta per coordinare eventuali interventi per far fronte ai disagi causati dalla forte nevicata. Nessun indizio utile è emerso dalla vasta battuta di ricerche svoltasi sabato sul territorio della Val d'Otra alla ricerca di Florentina Nitesco, scomparsa ormai da 52 giorni. Anche in Valtaro Valceno sarà attiva la Gilda degli insegnanti, la principale associazione professionale che ha nominato come referente provinciale Salvatore Pizzo. Il Comune di Bardi organizza anche quest'anno un soggiorno marino per pensionati. Gli interessati sono invitati all'incontro organizzato in municipio il prossimo lunedì 25 alle 10.30. Con il patrocinio del Comune di Bedonia, sabato alle 16.30 nella sede della Casa del Volontariato sarà presentato al pubblico il romanzo Le Verità in attese del maggiore Giuseppe Marletta. Basket sfortunato il fine settimana per le squadre della Valcarese. Le ragazze sono state sconfitte dalla prima della classe, mentre i ragazzi hanno perso tutte e due le partite. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Radio Tele Appennino Parma. Parliamo ancora della forte nevicata che ha coinvolto tutta la Valtaro e la Valceno dal pomeriggio di domenica sino alla tarda mattinata di ieri. Oggi le scuole a Bardi sono rimaste ancora chiuse, aperte regolarmente invece in Valtaro. Ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, si è tenuta una riunione presso il centro operativo misto intercomunale di protezione civile che ha sede a Borgo Taro, meglio conosciuto come il COM, e che su ordine dell'assessore provinciale Andrea Fellini è ancora in questi giorni e anche nei prossimi in stato di allerta per coordinare eventuali interventi per far fronte ai disagi causati appunto dalla forte precipitazione nevosa. Il servizio. Centro operativo misto intercomunale di protezione civile di Borgo Taro in stato di allerta per coordinare gli interventi necessari a far fronte agli eventuali problemi che dovessero ancora presentarsi in seguito alla copiosa nevicata che da domenica pomeriggio alla tarda mattinata di lunedì ha interessato le alte valli del Taro e del Ceno. Passato il primo momento di emergenza, l'assessore provinciale Andrea Fellini ha convocato una riunione nel capoluogo valtarese alla quale hanno partecipato gli amministratori del territorio, il coordinamento dei gruppi di protezione civile, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Pur essendo la situazione in via di miglioramento, grosse difficoltà si sono registrate per lo sgombro neve in comune di Albareto. È una neve molto pesante, una neve, come si suol dire in gergo, un po' cattiva da muovere, pesante, quindi i mezzi hanno subito dell'usura. Ieri sera ci sono stati tre mezzi che hanno avuto delle rotture e quindi ci ha messo un po' in difficoltà. Momenti difficili anche a Bedonia, soprattutto per quanto riguarda le frazioni dell'Alta Valceno, dove in alcuni casi la neve ha superato il metro di altezza. A destare maggiore preoccupazione adesso è però il fatto che alcune frane si sono rimesse in movimento. Principalmente quella sulla strada comunale per Setterona, anche se qui siamo in contatto continuo telefonico con la regione per cercare di intervenire appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno, perché trattasi di una frana veramente pericolosa per la sua formazione, ma anche e soprattutto perché rischia di isolarsi totalmente questa frazione dove vivono ancora diversi anziani. Meno grave la situazione di Borgo Taro anche per la minore altitudine media del territorio comunale. Non gravissimi problemi in termini di intensità per ogni singolo problema, in realtà tanti piccoli problemi che siamo riusciti ancora una volta a gestire con l'aiuto sempre presente dei vigili del fuoco e del gruppo comunale di protezione civile e la pubblica assistenza. I disagi, è vero, ci sono stati, ma a detta anche degli spallatori, a detta dei mezzi che dalla notte hanno girato le nostre strade, questa è stata veramente la neve più difficile di tutto l'inverno. Una neve bagnata, una neve che si è compattata tutta, e devo dire che effettivamente nei parcheggi, nelle strade è stato veramente difficile toglierla.
La problematica che ha interessato tutti i territori è stata però l'interruzione dell'energia elettrica che nella mattinata di ieri ha coinvolto non solo i comuni dell'Alta Valtaro e Alta Valceno, ma anche quelli delle Alte Valli del Parma, Enza e Baganza, con oltre 15.000 utenze rimaste prive di elettricità. Il solerte intervento del personale Enel sulla linea ad alta tensione da 130.000 volt ha permesso di ripristinarla in poche ore per 12.000 di esse. Questa mattina sono poi stati riparati i guasti sulla media tensione da 15.000 volt, mentre alcuni interventi minori sulle linee a tensione ordinaria sono tuttora in corso. La protezione civile si è comunque attivata per far fronte ad altri eventuali blackout. È stato disposto il trasporto da Ferrara per Borgotaro di un camion che possa portare qui 5 gruppi elettrogeni per far fronte a situazioni di emergenza in caso di necessità. Altri 2 gruppi elettrogeni sono disponibili presso la centrale operativa della sede della Protezione Civile di Parma. Quindi insomma, diciamo che anche se la situazione sembra lentamente migliorare, non abbassiamo la guardia. A preoccuparci ora per le giornate di domani e di dopodomani soprattutto saranno i corsi d'acqua che vengono continuamente monitorati dal Servizio di Protezione Civile della provincia. Nessun indizio è uscito, è emerso dalle ricerche di Florentina Nitescu, anche la battuta di sabato scorso, la seconda dunque è andata a vuoto e nulla più si sa della mamma rumena scomparsa la notte tra il 25 e il 26 gennaio da ormai 52 giorni. Lo scetticismo era palpabile ancor prima che la battuta iniziasse sabato scorso ad Albareto. Troppo tempo, mormorava qualcuno, troppi giorni sono passati perché queste ricerche possano portare anche il più piccolo dettaglio. Ma era giusto provarci, non lasciare nulla di intentato e mettere in campo tutte le forze a disposizione, oltre 120 uomini e 40 mezzi, per cercare ancora una volta indizi di Florentina Nitescu, scomparsa 52 giorni fa, la notte tra il 25 e il 26 gennaio, dalla casa del compagno Paolo De Vincenzi. I mezzi sofisticati messi in campo, insieme alle tante risorse umane purtroppo, non hanno sortito alcun effetto. Il terreno, il torrente e gli anfratti non hanno rilasciato nulla dalla coltre nevosa che si era da poco sciolta completamente. Non è emerso nulla. E quello di Florentina era e rimane un mistero, sul quale tante ipotesi si sono fatte, ma nessuna realtà è emersa. Scappata? Perché, dove e con chi? Uccisa? Da chi e perché? Rapita? Per quale motivo? Se la giovane mamma rumena di 33 anni fosse rimasta vittima di un incidente, è evidente, il suo corpo sarebbe stato ritrovato. E invece di lei si sono perse letteralmente le tracce quella notte e da quel momento mai più nessuno ha saputo nulla. Appelli televisivi, programmi di approfondimento non hanno sortito alcun effetto. Anche gli abitanti di Albareto, che Florentina la conoscevano da 4 anni, non hanno dubbi, se ne è andata spontaneamente. Lo ha detto chiaramente anche il primo cittadino Ferrando Botti durante la battuta di ricerche di sabato. Pare che, dello stesso avviso, siano anche gli inquirenti. Non lo sono però i familiari di Florentina, la madre, la sorella, il fratello e l'amica del cuore Cristina. Per loro mai e poi mai se ne sarebbe andata senza il figlio e senza dare più notizie di sé. E loro dovrebbero essere le persone che meglio la conoscono. Il loro timore è che a breve più nessuno si interessi a questo caso, che questa scomparsa venga dimenticata come moltissime altre lo sono in tutta Italia. Quella messa in campo sabato è stata, pare, l'ultima battuta di ricerche nella quale si è scandagliata una vasta zona della Valgotra, senza risultati. Ed ora? La principale associazione professionale degli insegnanti tra quelle operative a livello nazionale, la Gilda degli insegnanti, da oggi è attiva anche in provincia di Parma. Il segretario regionale Antonio Bonfrisco ha nominato infatti Salvatore Pizzo referente provinciale. Tra qualche giorno sarà operativa la sede provinciale in via Verdi 25, dove la Gilda sarà attiva in collaborazione con il CAF dell'Alpic Italia. Particolare attenzione verrà presentata alle scuole della Valtaro e della Valceno. La Gilda degli insegnanti partecipa a pieno titolo a tutte le trattative sindacali che riguardano i docenti. Nata alla fine degli anni Ottanta, secondo l'agenzia pubblica preposta a queste certificazioni, raccoglie l'adesione di circa 50.000 docenti italiani. Il nuovo referente provinciale, Salvatore Pizzo, che proviene da una lunga attività sindacale in ambito professionale e confederale, ha deciso di aderire alla Gilda non condividendo più le politiche della CISL Scuola, della quale in passato è stato anche dirigente locale, rappresentante
rappresentante degli istituti comprensivi Parmigianino di Parma e di Fornovo Taro. Nella Gilda degli insegnanti confluisce anche il gruppo Maestre e Maestri autoconvocati di Parma e provincia, di cui lo stesso Pizzo era portavoce. Voltiamo pagina. Dopodomani, giovedì 21 marzo alle ore 21, presso il Centro Sociale Ricreativo di Via Piave a Bedogna, si terrà la presentazione del libro di Giuliano Mortali, 800 in Valtaro. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.